Crotone e il turismo, possiamo dire, direttore, che in qualche modo questo discorso delle crociere va in questa direzione? Ma il nostro in questa iniziativa è sicuramente un ruolo tecnico, dialogare anche con le parti sociali è sicuramente fondamentale per lavorare insieme rispetto a quella che è una cultura turistica, dopodiché ci sono diversi turismi, il turismo da crociera sicuramente è uno di questi. Se di turismo, e in questo caso di turismo croceristico, si può parlare a Crotone grazie alla sua attività? Un'attività di lungo periodo, sono 15 anni che stiamo lavorando su questo tipo di progetto e i risultati si sono visti tra il 2022 e il 2023. Siamo arrivati a 128 scali registrati nel porto di Crotone in 15 anni, 97.000 passeggeri in transito e diciamo numeri che fanno comprendere come il fenomeno non è transitorio ma ormai è diventato una realtà. In soldoni che significa? Significa che il turismo delle crociere porta un'economia che altrimenti non entrerebbe nel nostro territorio. Intendo dire che si tratta di visitatori che altrimenti non arriverebbero in alcun modo nelle nostre aree, in quanto a bordo di queste navi ci sono americani, tedeschi, taiwanesi, cinesi, giapponesi, cioè il mondo a bordo, oltretutto perché si tratta di un segmento di turismo medio-alto.